La prima E continua il suo viaggio nella storia. Mille non più mille! La profezia non si è proprio avverata. Non solo il mondo con l'anno mille non è finito, ma comincia una vita nuova. Si innesca un circolo virtuoso. Un circolo virtuoso? vi chiederete voi, ma cosa diavolo è? Un po' di pazienza, navighiamo sui flutti dell'anno mille e scopriremo insieme che cos'è al nostro viaggio nell'anno 1000. La ripresa in Europa dopo l'anno 1000, prima puntata. L'anno 1000 in Europa è un anno di svolta, è un periodo di generale ripresa, gli storici stabiliscono che finisce quella parte del Medioevo chiamato Alto Medioevo e comincia il Basso Medioevo. Cosa succede? La fine delle incursioni, unita alla fine delle epidemie di peste che avevano creato numerosi morti nel secolo precedente, il miglioramento delle condizioni climatiche, la diminuzione delle carestie, sono tutte cause che concorrono all'aumento della popolazione, perché diminuisce la mortalità e aumenta la natalità, concetti che abbiamo visto insieme. L'aumento della popolazione ha come prima conseguenza la necessità di avere nuove terre da coltivare e quindi vengono dissodati nuovi terreni e vengono bonificate alcune paludi. Questi fattori sono un ulteriore motivo che fa diminuire la quantità di carestie. L'aumento della popolazione ha un'altra importante conseguenza, cioè la richiesta di merci che aumenta. Nello stesso periodo vengono eh, inventate nuove tecniche di coltivazione e vengono create nuove innovazioni tecnologiche che hanno come conseguenza, insieme alla diminuzione delle carestie, del surplus agricolo. Il surplus agricolo è una produzione di beni agricoli che va oltre la necessità per la sopravvivenza quindi ci sono più beni che avanzano e che vengono eh, poi venduti dai mercanti e dagli artigiani. Quindi aumenta anche il numero di mercanti ed artigiani, quindi un nuovo ceto sociale che si amplia come numero, dovuto anche ovviamente alla maggiore richiesta di merci che abbiamo visto prima essere una conseguenza dell'aumento della popolazione. Questo surplus agricolo, questo quindi avanzo di beni prodotti, crea anche come conseguenza la nascita di mercati cittadini, cioè di luoghi dove vengono scambiati e venduti i beni prodotti in eccedenza. Ecco allora che molta popolazione si ritrasferisce dalle campagne verso la città ed aumenta così la popolazione urbana. Ecco allora che abbiamo tutti gli elementi per capire che cos'è un circolo virtuoso. Il surplus agricolo determina l'aumento della popolazione, l'aumento della popolazione determina il surplus agricolo, ciò crea un circolo virtuoso perché porta un miglioramento. Insomma, un po' come quando lavoriamo noi insieme e collaboriamo. Ci aiutiamo, io aiuto te, tu aiuti me e creiamo qualcosa di migliore. E ci viene ancora più voglia di lavorare insieme. Siamo giunti alla fine, quindi arrivederci alla prossima puntata e rimanete sintonizzati, mi raccomando.